politiche. Detto questo, se abbiamo crescita alla Camera e lo sblocca cantiere al Senato, mi pare che le Camere debbano impegnarsi a fare questo. Dopo le elezioni e dopo l'approvazione di questi due fondamentali decreti per il governo votati dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega in due distinti consigli dei ministri, si vada con serenità e tranquillità e con lo spirito di chi lavora bene e sta attento a tutti i livelli del diritto, anche sul decreto sicurezza bis. Ministro, dice